Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Scandagliare l'attualità per tentare di trovare i volti giusti per la prossima edizione. Non soltanto VIP, ma VIP, i protagonisti di questa estate 2022. Quasi una volontà di trasportare nello studio dove si prepara il dancing show del sabato sera, Ballando con le stelle, la curiosità che ruota intorno a questi personaggi famosi. Mili Carlucci è in cerca di nomi che possano davvero imprimere un'altra velocità ed interesse ad un programma già seguitissimo, ma che necessita sempre di novità di qualità. Proprio perché sembra che i nomi ricercati dalle trasmissioni più importanti siano sempre più o meno gli stessi, occorrono volti in grado di far davvero svoltare. Intanto però la conduttrice abruzzese ha ricevuto un no da un nome a cui teneva molto. Quale? Ballando con le stelle 2022. L'idea intrigante, iniziano ad arrivare, giorno dopo giorno, le prime conferme riguardanti i partecipanti VIP alla gara di danza del sabato sera. Ma Mili Carlucci vuole di più, vuole alzare ulteriormente l'asticella dei personaggi in gara nel suo Ballando con le stelle. Considerato che la trasmissione partirà, salvo cambiamenti che non possono mai essere esclusi, sabato 8 ottobre 2022, vorrà dire che l'estate è terminata soltanto da pochi giorni ed i personaggi protagonisti della stagione più bella e spensierata dell'anno sono ancora impressi nella memoria di molti. Si deve cercare uno, o più, personaggi che hanno lasciato un segno durante l'estate. E se un personaggio dell'estate 2022 Mili Carlucci lo ha già fatto ritornare in studio, ovvero Alberto Matano, la conduttrice vorrebbe fare uno storico bis. Un evento speciale dell'estate 2022 è stato, senza dubbio, il matrimonio del conduttore calabrese della Vita in diretta con il suo Riccardo Mannino, bissato poi da un altro matrimonio indimenticabile. Ed è alla novella coppia, fresca di matrimonio, che Mili Carlucci ha pensato per il suo show. Ma di quale coppia stiamo parlando e poi qual è stata la sua risposta? Un cordiale no, Montalcino, in provincia di Siena. E, il 3 luglio 2022, quando la cantante Paola Turci e la showgirl Francesca Pascale si sono unite civilmente. In un'intervista al Messaggero, Mili Carlucci aveva confessato, ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei, ma poi non ci siamo mai riusciti, queste le parole della conduttrice abruzzese riportate da TV Blog. La risposta di Francesca Pascale è arrivata via social dove, in una storia su Instagram ha bollato la notizia come, fake news. Quindi nessuna partecipazione delle neo sposa come concorrente al dancing show e si esclude, parimenti, una sua partecipazione straordinaria in veste di ballerina per una notte insieme alla sua Paola. Un cordiale e deciso no. Mili Carlucci rimane quindi sempre in cerca di nomi in grado davvero di imprimere una svolta al suo show. Con Francesca Pascale non è andata bene, ora avanti un altro. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.